Allora, se non ci sono repliche, io mi sembra chiaro e palese che sono tutti d'accordo sulla professoressa De Recitti come presidente della Fondazione Museale, quindi poniamo il punto al voto: chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, quindi all'unanimità il nome viene approvato. Votiamo prima gli all'esigibilità, chi è favorevole, chi è contrario, con lo stesso numero proviamo anche l'immediata esigibilità. Punto numero 6 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la concessione di rateizzazioni applicabili ai limiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, revoca precedenti regolamenti. Assessore Ginelli. Sì, sostanzialmente con questa delibera si vuole approvare un nuovo regolamento per quanto concerne le modalità di rateizzazione. Teniamo conto che il vecchio regolamento disciplinava esclusivamente le dilazioni di pagamento relative alle entrate di natura tributaria e tuttavia non consentiva comunque di incassare le relative somme in tempi compatibili con la situazione finanziaria dell'ente di cui abbiamo già parlato. Inoltre bisogna tendere a raggiungere gli equilibri di cassa ed inoltre, lo dicevamo prima, la situazione di liquidità di questo ente rende necessario il ricorso all'anticipazione di cassa e tale ricorso costante rappresenta una grave criticità della situazione finanziaria dell'ente, tanto che la Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Abruzzo con delibera 60 del 2018, ha rilevato la necessità di adottare un piano di rientro. Ecco, pertanto noi abbiamo da un lato deciso, insomma, proponiamo di restringere i tempi relativi alla rateizzazione e dall'altro, vista anche la congiuntura economica e vista anche come dire, la necessità, per far fronte alla necessità di parte della popolazione che chiede di rateizzare, anche situazioni legate a quote extratributarie, non di natura tributaria ma extratributaria, allora abbiamo deciso di rifare diciamo, questo regolamento e prevedere ampliare la base, diciamo, però tuttavia restringere le mensilità. Quindi passando quindi a 42 mensilità massime. Quindi fino a €300 non è prevista nessuna dilazione, in ogni caso comunque l'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore a €100 e poi ci sono dei vari scaglioni e attraverso questi vari scaglioni si possono si stabiliscono quindi le rate mensili applicabili. Questo è quanto. Ecco un'altra cosa, se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a €15.000, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed aventi scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. Quindi si chiede di approvare questo nuovo regolamento per la rateizzazione. Grazie assessore, ci sono interventi? Pare che qualche tempo fa avevamo perlomeno ipotizzato la possibilità che allorquando si trattava di affrontare situazioni da regolamentare si potesse prima sviscerare, ma evidenziare e approfondire la cosa a livello di conferenza di capigruppo, ovvero addirittura con una commissione ad hoc per le varie regolamentazioni, perché obiettivamente io confesso di non averlo neppure letto l'articolato
era qualcosa che mi costringerebbe a chiedere di leggere articolo per articolo sia questo sia quell'altra regolamentazione successiva che mi pare che abbia a che fare con i tributi, quando ritengo che obiettivamente una materia del genere, se viene sviscerata prima in conferenza di capigruppo, come volevamo che fosse la conferenza di capigruppo, si può arrivare benissimo in consiglio anche con relazioni diverse da maggioranza e opposizione, però con una chiara con un chiarimento completo su tutta la vicenda, perché obiettivamente io mi trovo in difficoltà a formulare un voto sulla proposta, sia in un senso che in un altro. Grazie. Grazie consigliere. Interventi Falcone. Brevemente, anch'io ovviamente faccio un appunto su questo, perché la nostra prima mozione che è stata presentata in Consiglio Comunale era l'istituzione delle commissioni permanenti, che non sarebbero servite solo per trattare insieme tutte le forze politiche un solo argomento, ma tutti gli argomenti che tratta l'amministrazione comunale. Ovviamente ci sono state date le motivazioni per cui non sono state istituite, nonostante sono previste dal regolamento e da statuto comunale. E se era stato detto, come ha ben detto il consigliere Fioriti, che almeno la capigruppo, dove eravamo presenti io, il consigliere Fioriti, il consigliere Pellegrini, tutte le forze politiche, sarebbe stata utilizzata ovviamente per discutere anticipatamente sulle tematiche che vengono portate in consiglio comunale. Questa oggi del regolamento sulla rateizzazione dei tributi non è soltanto stilare un regolamento, perché dentro il regolamento ci sono gli articoli e ogni articolo dice qualcosa di regolamentato, che ovviamente bisogna attenersi alla legislazione, alla normativa. E 5 giorni di tempo io penso che sono pochi in questo caso, 5 giorni, tenendo conto che la documentazione è arrivata giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì la capigruppo, e comunque sia, non è soltanto questo che era da esaminare, tra l'altro c'era il bilancio dei rendiconti in questo ordine del giorno, però non è soltanto oggi, questa anche prima è accaduto questo fatto qui. Quindi si chiede ovviamente, magari nei prossimi consigli, oppure presidente, dato che lei gestisce le capigruppo, siamo qui a rimarcare sul fatto che magari, dato che non si coinvolgono tutti i consiglieri, ma io mi metto in prima persona, mi metto a disposizione per essere presente a qualche riunione in più, almeno ho la possibilità di discuterne. Cioè, che se me ne discuto a casa da solo, come faccio a confrontarmi? Soltanto, mi rimane soltanto la seduta del Consiglio Comunale, ovviamente la capigruppo prima del Consiglio Comunale, ma ci sono tanti ordini del giorno. Dateci un'altra opportunità per partecipare alle attività dell'amministrazione. Ci viene detto più di una volta partecipate, però sono passati 11 mesi e qualcosa non è cambiato. Quindi per quanto riguarda questo mi asterrò, perché ovviamente non ho avuto il tempo di approfondire tutti i punti del regolamento. Grazie. Grazie Falcone. Ma io, se mi permette, prima di altri interventi, non so se ci sono altri interventi, volevo approfittare, visto che è venuta fuori adesso il discorso sulla conferenza dei capigruppo, allora volevo riprendere un attimino un passaggio del consigliere Pellegrini, il quale mi ha detto che mi sembrava di capire che non avrebbe più partecipato alla conferenza dei capigruppo. No, volevo solo dire che secondo me è un momento importante, perché per esempio i nomi, se prendiamo gli argomenti di oggi, il nome della Presidente di Museate è venuto fuori, ne abbiamo parlato ed è stato condiviso nella conferenza dei capigruppo, gli emendamenti vengono approvati, vengono proposti e poi approvati nella conferenza dei capigruppo, e poi, se mi permettete, piccola polemica, probabilmente se il consigliere Pellegrini fosse stato alla conferenza dei capigruppo non ci sarebbe stato questo equivoco sull'orario oggi, perché no, voglio dire, non è polemica, però sicuramente si chiariscono tante cose. Questo è previsto, si può fare, cioè, no, non per ingannare
no, ma 5 giorni prima secondo legge, però non era certo per trarre in inganno la minoranza, ci mancherebbe. Poi chiaramente ognuno è libero di fare. Per quanto riguarda la proposta che ci fa sempre il consigliere Falcone, io dico che sono d'accordo, ma questo devono essere d'accordo tutti. È chiaro che esiste una maggioranza, se ne deve parlare, bisogna affrontare il problema tutti insieme. Finora non ci siamo riusciti, sicuramente è una proposta giusta, sarebbe utile per tutto il Consiglio. Altri interventi per quanto riguarda sempre il punto numero 6, consigliere Pellegrini. Allora, io sono rimasto d'accordo con il regolamento, quindi mi sorge solamente un piccolo dubbio, che insomma una riflessione più che altro, e precisamente quando all'articolo 6 si specifica quando c'è la richiesta appunto per una eventuale rateizzazione per le persone fisiche e ditte individuali, si chiede la dichiarazione ISEE in corso di validità della richiesta stessa. Io su questo discorso dell'ISEE per in materia in questa materia sono contrario, non mi rivedo in questa situazione qua, perché gli ultimi tempi quest'ultimo periodo diciamo economico che stiamo attraversando è caratterizzato sempre più spesso dalle condizioni dove vanno in difficoltà persone che diciamo negli anni passati si potevano ritenere delle persone che stavano bene. E mi spiego, nell'indicatore ISEE ovviamente sappiamo che entra dentro anche la proprietà immobiliare, oltre che agli altri redditi che una persona ha. Specialmente nel nostro caso, e quindi qua la maggior parte che riguarda questo tipo di regolamento sono i contribuenti proprio che vengono tassati sulla proprietà immobiliare, l'80-90%, quindi IMU, TARI, e poi anche qualcos'altro, però il grosso deriva proprio dalla tassazione della proprietà immobiliare. Quindi adesso io credo che chi nel periodo passati si è fatta la cosiddetta posizione e magari ha realizzato delle proprietà immobiliari che ha a disposizione, se noi andiamo a vedere l'ISEE, questo cittadino ci dà un buon livello, perché entra dentro e quindi uno avendo delle proprietà immobiliari a disposizione, quindi secondo questo certificato è una condizione buona, e quindi uno dice perché non paghi. Su questo c'è da riflettere, perché è proprio questo uno dei problemi che ha portato molti cittadini a non farcela più a pagare questi tributi, perché le proprietà immobiliari sappiamo qual è la situazione oggi, se parliamo di terreni edificabili, di locali commerciali, di appartamenti a disposizione e quant'altro, la maggior parte delle volte non produce nessun reddito. Non produce reddito perché sono fermi, e quindi però nello stesso tempo necessitano del pagamento delle imposte, che l'hanno sempre chiamata in un nome diverso, ma l'IMU io l'ho sempre considerato una patrimoniale, perché è patrimoniale, cioè e sul patrimonio si paga un'imposta. Nessuno ha avuto mai il coraggio di chiamarlo per il nome che è, ma in effetti è una patrimoniale. Quindi significa che su quel patrimonio il cittadino deve pagare, molte volte non ce la fa, perché con i redditi che effettivamente ha non ce la fa, perché nel frattempo sono andati in pensione, molti di loro hanno una pensione comunque bassa, e quindi non ce la fanno. Quindi se oggi uno chiede una rateizzazione, gli si chiede il certificato ISEE per dimostrare la sua incapacità di poter assolvere agli obblighi tributari tutti insieme, io credo che sia un metodo sbagliato. Io credo che debba essere fatta la valutazione sulle possibilità reali, liquide, se vogliamo chiamarle, che un soggetto, una famiglia ha a disposizione, e non sul
certificato ISEE, perché il certificato ISEE sotto questo punto di vista non è veritiero, e quindi molte volte magari ci si troverà a dire di no a una rateizzazione di una persona che realmente, effettivamente, anche avendo un reddito ISEE magari anche alto, ma non ce la fa perché di liquidità effettivamente non ne ha a disposizione. Ma questo è un interesse del comune, io credo, perché il comune ha tutto l'interesse a riscuotere quello che deve riscuotere, e quindi ben venga la rateizzazione, l'importante è che uno paghi. Quindi io credo che questo possa essere tranquillamente eliminato da una situazione del genere con una dichiarazione, non lo so come, ci saranno gli uffici che penseranno a una qualche soluzione per il cittadino, dimostrerà l'effettiva condizione per poter pagare o meno in condizioni diciamo normali, quindi rateizzando, perché uno che viene al comune e dice io chiedo la rateizzazione significa che fondamentalmente è uno che vuole pagare, non è uno che non vuole pagare, perché quello che non vuole pagare al comune non ci viene proprio e sei tu che devi correre lì dietro. Quindi io credo che questa sia una condizione che non vada trascurata, come per esempio l'altra opportunità. Io credo, sono sempre favorevole, perché è l'unico modo, credo, per comunque cercare di rientrare nei pagamenti, quindi concedere le dilazioni il più possibile, ovviamente compatibilmente con i vincoli che ci sono e che comunque stringono dall'altra parte, però credo che sia l'unico modo per avere comunque un introito da questa situazione. Altra cosa che questo comune ha deciso di non fare, per esempio, la seconda cartolarizzazione dei tributi. Io credo che sia stato un errore, non credo che porti chissà che, proprio perché anche lì da una parte c'è una convenienza, però dall'altra parte c'è una scadenza ridotta, quindi uno che deve pagare una somma importante ti dice vabbè, se fai la rottamazione delle cartelle ti abbatto la sanzione, ti abbatto gli interessi, però me le devi dare entro 6 mesi, probabilmente quello non ce l'aveva, non c'ha né 15.000 né 10.000 e quindi non aderisce. Però io credo che comunque sia un'opportunità che magari comunque vada perseguita sempre, qualsiasi opportunità per cercare di incassare il dovuto da parte del comune. Grazie consigliere, possiamo passare al voto. Ma francamente quest'ultima obiezione non mi sembra molto fondata, perché il comma 3 dell'articolo 6 a cui ha fatto adesso riferimento il consigliere Pellegrini dice qual è la documentazione che deve essere allegata, e chiaramente quello è uno dei criteri. Dopodiché però questo comma va letto insieme a tutto il regolamento. Se noi leggiamo l'articolo 2, il comma 2, il primo comma appunto si dice quali sono i requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere alla rateizzazione, si specifica bene quali sono queste condizioni, situazioni di obiettiva difficoltà, tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito, può trovare cause in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà del mercato, quindi qui non c'entra l'ISEE. Si considerano cause soggettive lo stato di salute, che non c'entra con l'ISEE, proprio e dei propri familiari, qualunque altra documentazione documentabile, qualunque altra condizione sfavorevole, anch'essa documentabile. Allora, tutto questo mi sembra che smentisca fermarsi su un punto che è solo una documentazione che si allega e che sarà valutato complessivamente. Tant'è vero che se lo leggiamo tutto il regolamento, e abbiamo avuto tempo di leggerlo, se si vede il secondo comma dell'articolo 4, vero signora Mingarini, che cosa dice il secondo comma dell'articolo 4? Il secondo comma dell'articolo 4 dice che il funzionario responsabile valuta la situazione socio-economica del richiedente con particolare attenzione alle famiglie più disagiate, può concedere il pagamento dilazionato in un numero di rate, eccetera, eccetera. Quindi, come si vede, questa valutazione c'è. Quello che si cita, l'articolo
il comma 3 dell'articolo 6 è solo la documentazione che si richiede come dato, che poi va fatta alla luce di una considerazione e di una valutazione più complessiva, che quindi questo regolamento contiene ampiamente e in modo, diciamo, che presta attenzione anche alle categorie più disagiate o alle difficoltà economiche che uno può attraversare. Però vedete, e qui a questo punto mi compre più degli aspetti tecnici e degli articoli dei regolamenti, mi corre l'obbligo di fare alcune considerazioni nei confronti anche del consigliere Fioriti, ma non solo, insomma, può essere estesa a tutti. Intanto ho visto, questo vale anche per Falcone, che sul rendiconto eravate venuti preparati, avete avuto 5 giorni per 20 giorni. Allora, però vedi caro Fioriti, il problema qual è? È che non è che se parli di rendiconto metti la giacchetta del rigore, se parli poi di come rientrare, di come permettere, ci hai fatto tutta la critica sull'anticipazione di cassa eccetera, bisogna rientrare rigorosi eccetera, dopodiché quando si tratta della spesa metti la giacchetta di pantalone. Allora ti devi mettere d'accordo con... no, te lo dico subito, te lo dico subito perché, a esempio, ma non voglio, non sto polemizzando, voglio solo, come dire, per congruità di ragionamento e per coerenza di ragionamenti anche dal punto di vista della logica, no? Ci hai detto bisogna assolutamente le spese eccetera, en passant parliamo di museate, bisogna mettere una persona che apre, la persona che apre chi la paga? È una spesa. Dopodiché questo qua è uno dei sistemi, se hai letto anche la premessa, siccome ci hai fatto tutta la critica sull'anticipazione di cassa, questo è uno, non è il solo, perché come abbiamo detto entro 60 giorni, è passato quasi un mese, entro il prossimo mese dovremmo portare anche, diciamo, la programmazione per risolvere, per indicare alcune soluzioni per l'anticipazione di cassa, e non ti puoi attaccare alla Corte dei Conti per richiamarti al rigore e dopodiché qua facciamo finta di non aver capito qual è la ratio di questo regolamento. La ratio di questo regolamento è, senza vessare nessuno, è cercare di far rientrare l'amministrazione in un periodo ragionevole, perché sono quattro anni, non stiamo parlando di 4 mesi o di 4 giorni, compatibilmente con la somma, compatibilmente con le condizioni eccetera, di rientrare, perché anche, ce lo vogliamo dire, se andiamo alla situazione pregressa c'è anche il rischio che in alcuni casi quella somma può essere prescritta, siccome ci hai fatto pure questa osservazione, questo è uno dei casi che può succedere, non dico che succede, può succedere. Dopodiché se ci guardiamo attorno vediamo che tutti o quasi tutti i comuni hanno, diciamo, regolamenti molto più stringenti dei nostri. Faccio riferimento a San Salvo, dove da quello che ci risulta dall'inizio dell'anno ne hanno concesse solo 2 di queste rateizzazioni, dove ci sono regole e rateizzazioni ancora più stringenti, caso le d'altri, proprio perché questo è uno dei punti nel momento in cui, cioè, ci dobbiamo mettere d'accordo. Se tu mi dici che dobbiamo risolvere il problema dell'anticipazione, e c'ha ragione la Corte dei Conti, ci hai fatto tutta la lezione all'inizio, ci hai citato tutte quelle robe là, e dopo quando andiamo a parlare della spesa o dei modi di rientrare, per rientrare il comune delle proprie entrate, quale regola dovrebbe applicare? Questa è una, non è l'unica e non è nemmeno la principale, se vogliamo, è una delle misure che vengono applicate per evitare, diciamo, che questi dilazionamenti impediscono al comune di avere quelle risorse che sono dovute e che il comune deve prendere, deve introitare, se vuole appunto fare una sana gestione del proprio bilancio, delle proprie entrate, delle proprie uscite. Questa direzione qua, cioè 4 anni è una cosa ragionevole, c'è ampiamente previsto, diciamo, la considerazione delle condizioni al di là della cifra eccetera eccetera, è un regolamento, come dire, ragionevole, che si pone nella media di quello che hanno fatto e stanno facendo i comuni, proprio perché questa è una delle situazioni di sofferenza delle entrate. Grazie. Prego, breve replica. Di quel rigore, vorremmo partecipare alla definizione. Ma non è quello il problema. Per chi non ha altro da fare, no. Allora, che dobbiamo fare? Mettiamola su questo punto di vista. Ma è un problema di me, c'è questo, c'è quell'altro. Penso che sia anche un metodo
efficace, efficiente, cioè quello di regolamentarlo nella conferenza di capigruppo, facciamo insieme, e poi venire in consiglio già fatti, cioè risparmiamo anche tempo, scusa. Adesso comunque il consiglio e il consesso supremo, il più democratico, siete venuti a conoscenza di come regolamento, mi sono andati a spiegare anche quali sono le parti fondamentali, gli articoli fondamentali e i costi fondamentali per capire questo regolamento, avete avuto il tempo, assumetevi le vostre responsabilità, potete pure votare contro, ma non potete fare corso di lato e dite che non votate perché non sapete, perché è troppo comodo assumere queste posizioni, assumete le vostre responsabilità, è stato spiegato, il consiglio comunque è l'occasione dove si va, non avete avuto tempo, adesso siete qua, avete avuto tempo, vi scritto tutto e sono stati spiegati in base in seguito all'osservazione che ha fatto il consigliere Pellegrini, che come vedete pure lui ha da fare, ma ha citato un comma particolare dell'articolo e quindi il regolamento è conosciuto, si dibatte in aula, questo è, al di là della conferenza di capigruppo, un'occasione importante. Siete stati alla conferenza di capigruppo, lei non c'era, consigliere Falcone, l'aveva annunciato perché aveva altri impegni, ma lei non c'era, ma poteva benissimo chiedere alla conferenza di capigruppo quali erano gli articoli, quali erano i commi che non la convincevano, le sarebbero state date spiegazioni. Non mettiamo scusa, perché se c'è buona volontà di partecipare, si vuol partecipare e si vogliono assumere anche le responsabilità, partecipare vuol dire anche assunzione di responsabilità. Qui noi stiamo facendo un regolamento che restringe la rateizzazione rispetto a prima. Abbiamo spiegato quali sono le ragioni, abbiamo spiegato quali sono le rate, quali sono gli importi, è tutto scritto. E su questo che uno si pronuncia, non può dire non ho avuto il tempo di leggere, non lo conosco e quindi mi astengo alla posizione di Ponzio Pilato. Dopo aver fatto tutte e due, averci fatto la lezione sul rendiconto all'inizio di come si fa buona gestione di cassa e di amministrazione, perché non coincide, non è coerente. Questo vi sto dicendo, dopodiché dite che non l'avete letto e quindi non sapete che votare, votate come vi pare o astenetevi, ci mancherebbe altro. Ma ripeto, potete anche votare contro, votate liberamente come volete, ma non adducete a ragione della vostra posizione la non conoscenza, perché il tempo l'avete avuto e se non avete avuto il tempo perché lavoravate, state adesso lavorando in consiglio con noi e avete tutti gli elementi per giudicare. Grazie. Possiamo passare al voto. Consigliere Pellegrini, dichiarazione di voto. No, io volevo accelerare. Volevo passare al voto direttamente. Se c'è, no, voglio, se c'è la dichiarazione di voto, sì. Avevo, siccome si era già capitata. Io, cioè, ripeto, necessita una piccola, diciamo, chiamiamo come vogliamo, perché credo che io non sono stato chiaro, evidentemente, nel mio intervento, perché udita la risposta del sindaco. Sindaco, io su quello e sulle categorie meno agiate sono d'accordo, tant'è che non ho detto niente, ma il mio ragionamento non era sulle categorie meno agiate che vengono fuori dal discorso malattia, dal discorso di perdita di posto di lavoro, dal discorso, no, io faccio quella considerazione rivolta a persone che, diciamo, tutte queste condizioni non ce l'hanno, va bene, faccio questa ma hanno, credo, possono avere, se uno guarda la persona che non è malata, che non ha perso, che magari è un pensionato, che, ripeto, ha delle proprietà importanti, si trova lo stesso in difficoltà economiche, che non vengono fuori da queste documentazioni. Quindi io dico di non fermarsi a questo, ma ripeto, ma lo dico per una maggiore... No, è l'unica, per le persone fisiche è l'unica. Sindaco, lei forse... Non si faccia... Forse lei, il consigliere Fiorite l'ha fatto mettere nervoso, ma non si ferma su questo. Cioè, per le persone fisiche, l'articolo divide persone fisiche e imprese, ditte. Ma la documentazione. Ma è l'unica. L'unica documentazione che deve essere. Ripeto, non parliamo delle persone che stanno male. Ma non lo possiamo lasciare la valutazione discrezionale al funzionario. E questo sto dicendo, che stanno aggiungendo, ma stanno nell'articolo 2, no, nell'articolo 2
stanno nel comma 2, cioè del punto 2, il punto 2 del comma 3 dell'articolo 6, che però riguardano le ditte, dove dice che c'è bisogno di un'autodichiarazione, dove si dice che sono in condizioni di difficoltà economiche, parla, o con saldo contabile alla data richiesta tutti i conti correnti, postali e bancari, indicazione anche degli affidamenti. Che questo però vale per le persone che non sono le persone fisiche. Io dico che queste cose qua devono essere inserite, se è possibile, non so se non è possibile per altre questioni, non lo so, ma io dico che il funzionario, per avere il quadro più corretto, secondo me queste dichiarazioni valgono anche per le persone fisiche. Perché, ripeto, può essere che uno ha zero lire di contanti, ma già quattro proprietà che gli fanno schizzare comunque il reddito ISEE alto, e però quello non può pagare. Ma questo è io sono con lei sulla politica, diciamo, di rientrare, non sono contro di lei, capito? Però bisogna anche avere una considerazione, sindaco, è anche questa, è che non è che uno, se fa un regolamento più restrittivo e applica più rigore, automaticamente si traduce in maggiori incassi per l'ente. Perché non funziona così, Non funziona così. E l'abbiamo visto, la dimostrazione ce l'abbiamo dagli ultimi anni, perché non è che perché uno non concede rateizzazioni, non fa quello, non fa quell'altro, dice no, tu mi devi pagare e basta, e poi questo porta comunque ad incassare, perché la maggior parte delle volte non incassa nulla. Quindi io, ci vuole la giusta mediazione, cercare di comunque dare la possibilità, perché io parto sempre da questo concetto e penso che sia un concetto valido, e cioè quello di dire che se un cittadino viene in comune e ha un debito con il comune e dice sentite, io voglio una rateizzazione, significa che quello là vuole pagare, e quindi non gli possiamo chiudere la porta in faccia. Va bene, dobbiamo cercare di trovare i modi più opportuni, cercando di venire incontro al cittadino, tenendo fermi comunque i paletti che noi abbiamo, però nello stesso tempo cercare di incassare, perché è l'unico modo, perché altri modi non ne abbiamo. Perché l'esempio di San Salvo, andiamo a vedere che cosa ha prodotto. Ha prodotto un maggior incasso rispetto agli anni precedenti? Quello è il dato che serve. Il fatto di dire ha concesso solo due rateizzazioni non significa un bel niente, perché può darsi che non avendo concesso nessuna rateizzazione rispetto all'anno precedente va a finire che di incassi ne ha avuto di meno e non di più. Quindi questo è il concetto, se lo volete inserire, inseritelo, se no lasciatelo così, per me è uguale. Cioè quello che dice il consigliere Pellegrini noi lo vediamo già, ce lo vediamo già, perché c'è il patrimonio immobiliare, c'è il patrimonio mobiliare, ci sono i redditi, poi noi siamo in possesso ovviamente come ufficio anche di altri strumenti per fare altri tipi di controllo, perché è chiaro che l'ufficio tributi può accedere a banche dati quando ha queste pratiche delicate e riservate, che, ovviamente, quindi diciamo si può fare un'analisi a mio giudizio abbastanza completa di quella che è la situazione. Poi comunque nel regolamento è previsto che può essere richiesta qualsiasi altra documentazione, cioè non credo sia necessario fare una modifica regolamentare, perché se abbiamo bisogno anche di un 730, di un modello unico, glielo possiamo chiedere tranquillamente, perché è già previsto a livello generale nel regolamento. Quindi non credo un giudizio proprio così, cioè non credo che sia necessario fare nessuna modifica, perché il regolamento già permette di chiedere integrazioni e di chiedere altre documentazioni. Grazie. Allora possiamo passare alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 11 voti favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti, un voto a favore e un voto a favore. Questa lista è sul rigore e poi deve andare. Votiamo. Secondo il punto, è troppo facile, secondo il punto uno si regola e fa la critica su quello, cioè si prende quello che si dice. Certo, ma forse si regola. Vatti a risentire quello che hai detto.
posso volere anche un regolamento più rigoroso. Votiamo limitatamente l'utilità del punto numero 6, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Allora, lo stesso numero proviamo anche l'immediata esecuzione.